La Tecnai Consulenti Associati si occupa di consulenza integrata per imprese pubbliche e private. In particolare, io sono Fabrizio Palazzari, mi occupo di project management sui progetti più importanti che riguardano le nostre attività. Attività che vanno dalla pianificazione alla programmazione e al controllo per le imprese iscritte e non iscritte al circuito Saltex. In particolare, partendo dalla analisi del modello di business dell'impresa, cerchiamo di declinare questa idea di modello di business in un piano economico-finanziario che possa dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'idea stessa. Tutti i nostri servizi sono declinati in modo da poter essere adattati al circuito e permettere alle imprese di massimizzare i benefici che l'adesione allo stesso offre. E siamo a Cagliari, ma operiamo su base regionale e nazionale e siamo anche impegnati in alcuni progetti internazionali. Siamo iscritti al circuito Sardex dal 2011. Che cos'è Sardex? Sardex è un circuito di compensazione multilaterale con moneta complementare che permette alle aziende sarde, piccole e medie imprese, di scambiarsi beni e servizi senza l'utilizzo di euro. Qual è il grande vantaggio di questo circuito? Quello, in periodi di crisi, di poter sopperire alla mancanza di liquidità che oggi coinvolge la vita e l'attività imprenditoriale di molte piccole e medie imprese. Dall'altro, di aprire il mercato della propria impresa a nuove opportunità, che sono quelle offerte dall'adesione al circuito, che non è solamente un luogo di scambio, ma anche un luogo di relazione, di incontro, dove far conoscere e quindi dove poter creare nuove opportunità di business. Se dovessi descrivere con un aggettivo il servizio offerto da Sardex, utilizzerei l'aggettivo inclusivo. Cioè Sardex oggi è un circuito che permette a tante imprese di entrare all'interno di un sistema dove è possibile incontrarsi, scambiarsi bene i servizi, ma soprattutto fare rete insieme e farsi conoscere, creare relazioni. Questo a mio avviso è uno dei valori aggiunti più importanti offerto da Sardex all'adesione al circuito. In un momento in cui la crisi, ma non solo la crisi, tende a frammentare un tessuto produttivo che specialmente in Sardegna è tradizionalmente lacerato, e Sardex riesce a riconnettere tutte quelle relazioni, tutti quei microsistemi, quelle microfiliere che nel mondo normale, nel mondo fuori dal circuito, solitamente si riescono a mettere insieme con molta più difficoltà. Quindi ecco, penso che dovendo riassumere il tutto nella inclusività del circuito e nella capacità di fare rete insieme. Come azienda non abbiamo trovato particolarmente difficile spendere in crediti all'interno del circuito, sostanzialmente per un motivo molto semplice, che in fase di adesione siamo stati sottoposti, come tutte le aziende che fanno richieste di adesione, a un attento screening da parte di Sardex. Con i broker abbiamo visto insieme quale fosse il nostro paniere ideale di beni da vendere o da acquistare, quindi quello oggi ci facilita nella nostra attività sia di vendita che di acquisto. Di recente abbiamo acquistato dal circuito vari servizi, sia servizi di ristorazione per i nostri dipendenti che servizi legati alla gestione dell'attività dell'ufficio. In particolare abbiamo sostituito il mese scorso un server e ci siamo rivolti a una società informatica del circuito. Utilizziamo i crediti anche per l'acquisto di carta per fotocopie, i toner e stiamo anche allargando il nostro paniere di acquisti alle opportunità offerte dal recente servizio di Sardex, il B2E, cioè il Business to Employee, ovvero la possibilità di remunerare parte della busta paga dei dipendenti, in particolare quella relativa ai benefits e bonus in Sardex. Questo consentirà quindi anche di allargare ulteriormente i nostri acquisti in crediti, estendendoli ai nostri collaboratori e dipendenti. Sicuramente l'adesione al circuito Sardex ci ha permesso di acquisire nuovi clienti. Questo per almeno due ordini di motivi. Da un lato perché i nostri servizi consulenziali solitamente sono quelli che le aziende tendono per primi a tagliare in una fase di crisi. Quindi aver avuto l'opportunità di offrirli in Sardex ci ha consentito di vendere dei servizi che in altri tempi sarebbe stato molto più complicato fare. E il secondo motivo
è che ampliando la nostra rete di relazioni, quindi anche sfruttando i servizi offerti da Sadex con il magazine e con la piattaforma web, ci ha consentito di acquisire nuovi clienti. E quindi questi sostanzialmente sono stati alcuni dei vantaggi principali dei quali la nostra società ha beneficiato: ampliamento del parco clienti, ampliamento delle opportunità di business, ma soprattutto anche possibilità di poter pagare i nostri fornitori in Sadex e quindi anche dal nostro lato di poter migliorare in qualche modo la gestione del circolante, della liquidità all'interno della nostra azienda. Quello che ci aspettiamo dal circuito è innanzitutto un ampliamento dello stesso. Siamo interessati, così come tutti gli aderenti, affinché il circuito possa crescere, espandersi, affinché sia possibile trovare con sempre più semplicità e facilità i beni e i prodotti che intendiamo acquisire o vendere. Riteniamo che questo sia anche un grande vantaggio per il tessuto imprenditoriale isolano, in quanto consente alla regione Sardegna oggi di avere, a differenza di altre regioni italiane, a parte quelle dove già è nato un circuito come per esempio la Sicilia o il Piemonte, ecco, di avere uno strumento in più da offrire alle proprie imprese, ovvero uno strumento capace di riconnettere le piccole e medie imprese, creare relazioni tra le stesse, aumentare il capitale sociale e favorire la gestione della liquidità in periodi in cui questa è molto carente, ma soprattutto anche avere una nuova base per ampliare il parco clienti e di ognuno degli aderenti al circuito. Pertanto mi sentirei assolutamente di consigliare l'iscrizione a Sardex. Sardex oggi è uno strumento in più da utilizzare sia nelle politiche commerciali che nelle politiche di marketing di un'azienda. Entrare in Sardex in qualche modo è come entrare in una grande famiglia, quindi penso che qualunque impresa possa beneficiare di questo e in più si è, più si lavora meglio. Assolutamente sì, perché alla fine il circuito siamo noi.